è solamente uno schifo. Allora, a mano quegli uomini si mangiava, con questi non si mangia più. O no? Perché non si mangia più? Perché hanno distrutto l'economia. Prima a Calabria non c'era 200 cristiani che facevano lo tabacco, 200 cristiani che facevano lo vino, 200 cristiani che facevano lo grano. Dicia, compare, quando li sposavamo sti agnoni? Beh, compare, a Natale, perché alla ricoda a Natale. Ma quale ricoda c'è qui? Tutta la campagna abbandonata o no? E poi non c'è di lo sacchi. E poi non c'è di lo sacchi. Allora, la legge ancora prevede contaminare l'acqua delle ulive sulla campagna a pioggia. Ben venga. Ora, Linazzi, carabinieri, forestale, provincia, un cuglione come me tutto bagnato, con pago le tasse. Fotografie, come se me li fai il signorino. Ma si può andare avanti così? Uno che lavora e 100 che guardano. Ai, sono stanco di questa vita. Io purtroppo sono sofferente e tocco un lavoro per poter vivere. Che con 450 euro di artigiano 100 si ne piglia Valentino e grazie che mi ha capito la malattia, sta mi porta avanti. 120 si ne piglia Cavalieri per la prostica e grazie che non mi ha già spaccato ancora fino a muoio. 47 in medicina ogni mese, 57 le analisi da porcina a calatina, di medici e pensione piglio io. Fanno solamente schifo queste politiche. Questi ci limenti in cellulare mia dell'autoturgo, l'impressione mia è che lo sporcano. Io sono sofferente, che tengo un rumore nel sangue. Mo mi rivio e mo mi rimorto. E purtroppo tocca fare qualche cosa, perché con quegli soldi non posso vivere. La rovina dell'Italia è stato il giudice De Pietro. Processi a Berlusconi, tanto non li faceva con i soldi suoi i processi. Berlusconi tenne l'amante, ma tu che cazzo non hai fatto in una vita privata di un cristiano? Alla fine il giudice era più ladro di tutti gli altri. O mi sbaglio? Quanto l'italiano tocca lo fondo, ancora lo fondo non l'ha toccato, ma quando arriviamo allo fondo vedi che cosa succede in Italia e questa è una vergogna perché in Italia è la più bella nazione del mondo, però non l'abbiamo saputo curare perché quindi Bossi voleva dividere l'Italia e lo primo ladro era io e volevo dividere l'Italia. Allora, la stretta di mano era un distamento. Oggi non vale, non lo distamento, non l'assegno, non vale niente. Solo se l'uomo è valido, è valido. Se no non vale niente, non l'atto. Cioè, a questo punto si stava meglio prima. Erano altri uomini. Oggi c'è solamente l'egoismo, malvagità. Tutto c'è, tutto. Baciate il contributo e poi andate a pigliare per culo a San Nicola 7 euro il contributo, a Galapagos 18 euro. Perché? Di San Nicola non fa parte di Roma, non fa parte dell'Italia. Galapagos non fa parte dell'Italia, o no? Questo è un mondo, è meglio se non capisci niente, che te la cavi bene, se no due sono le cose. Poca da scattare lo fegato e non ti conviene, poca ti indaci in galera e meno ti conviene. Questa è la realtà. Abbiamo
quello scrisse sopra la tomba: ho cambiato per stare meglio e mi trovo qua. E che la realtà. Perché ai comunisti a Berlino c'era un muro che non si poteva entrare, non si poteva uscire? Perché? Per non vedere la schiavitù. Per non vedere la schiavitù. Grazie alla democrazia ancora sto mangiando pane. Grazie alla democrazia. Cinca dice male della democrazia, andiamo a tagliare la lingua. Perché è vero che si approfittavano, ma è pure vero che gli italiani mangiavano. Gli vecchi, quelli sofferenti di bronchi, poveretti, l'inverno che non avevano la possibilità di avere i termosifoni, si ricoveravano all'ospedale e si curavano gli bronchi. Oggi non c'è nemmeno posto con i ricoveri. Le figlie mie mi prenotano i raggi. Era aprile, devi venire a settembre, dopo che sono morto a Giubilino. Allora c'erano gli infermieri che mi erano dato l'intervento, ma non per malancare quella persona che mi era pagata l'intervento. Ha detto un angiolino, c'è cioè che ci siamo visti, ti pago l'intervento. Ha detto, senti, non mi devi dare niente. E non vicini passo oggi di raggi. Dopo 10 minuti mi chiamano di raggi. C'era la Monica, la dottoressa, stai facendo un caffè. Allo popolo disgraziato, vieni a settembre. Questo non è giusto. Questa è l'ingiustizia che non vince a chiunque. Poi, ognuno come la vede. Io la vedo in questo modo e penso che non è sbagliato. Prima con un milione si poteva vivere. Moi, perché la pensione a capica di 1.500.000 euro. Un chilo di lavacauli prima stia 200 lire, 20 centesimi, 20 centesimi di oggi. Oggi sta 1,50 euro, 3.000 lire. Ecco perché non ce la fa vivere la gente.